Eccoci, ben ritrovati dal Palacavicchi di Pieve di Cento, qui un bellissimo, straordinario primo piano di Talita Viaggetti. Ma siamo qui per uno dei più belli quarti di finale, come sono tutti i quarti di finale qui ai campionati italiani di freccette della Federazione Italiana Gioco Freccette. E in attesa che i due protagonisti salgano sulla pedana principale, andiamo un po' a vedere quello che è successo, come vi avevamo promesso, le altre partite, sia nel femminile sia nel maschile. Allora, intanto annunciamo i quattro quarti di finale. Il primo è Davide Santi contro Michele Turetta, e qua io adesso do il benvenuto anche a Antonello Carideo, che mi ha raggiunto al Ciao a commento. tutti. Bisogna dire la grande notizia, l'eliminazione del campione italiano in carica, perché Davide Santi ha eliminato Alex Bassetti. Poi c'è Stefano Marceu, che in questi mesi sta giocando delle freccette straordinarie, contro Stefano Bucci, poi Gabriel Rollo contro Daniele Petri e infine Riccardo Castelli contro Sergio Beretta. Questo quello che riguarda l'ambito maschile. Andiamo subito a vedere quello femminile. I secondi che si carica la pagina che è appena stata aggiornata sul sito. Allora, i quarti di finale femminili: Chiara Sarnari ha vinto contro Samantha Piccolo 4-2, Talita Biagetti che ha perso contro Giulia Bernardelli 4-2, Asia Marini che vince 4-0 contro Nicole 4-0. Poi Barbara Osti che si impone 4-2 contro Rossella Cristiano. Quindi le semifinali femminili sono Chiara Sarnari contro Giulia Bernardelli e Asia Marini contro Barbara Osti. Per quanto riguarda il femminile, vi proporremo in seguito lo scontro finale, lo scontro decisivo. Adesso torniamo a quello che è il focus di questa diretta. Quindi una partita che tra due giocatori che hanno vestito l'azzurro per tanti anni in campo internazionale, sia in VDF sia in PDC. Infatti questa è la coppia che ha difeso i colori anche alla World Cup of Darts nel 2017, partita che è stata persa dall'Italia contro gli Stati Uniti d'America. E adesso andiamo a rivedere anche il percorso che hanno fatto Daniele Petri e Gabriel Rollo in questi campionati italiani. Grazie. Rollo ha vinto contro Alessandro Casale 4-1, si è imposto 4-0 contro Willy McCree, una delle stelle del 18. Poi l'abbiamo visto qui in diretta vincere 4-1 contro Patrick Susanna e poi agli ottavi di finale vincere ancora 4-1 contro Amos Menghini. Daniele Petri invece ha battuto 4-0 Carlo Pascotto, poi Elio Conti sempre 4-0, ha sconfitto De Giorgi Alex 4-2 e alla fine, prima di salire su questa pedana, ha vinto con una chiusura da 123, 4-1 contro Alessandro Caterino dell'Attilium. Insomma, intanto do il benvenuto e il bentornato anche ad Antonello Carideo, intanto che vediamo i due giocatori qui tirare le frecce di riscaldamento. E mi viene da chiederti così, Nello, tra due amici, così che hanno condiviso tante esperienze in questi anni, come ci si sente? Comunque, quali sono le sensazioni, le emozioni che si provano in pedana tra due persone che si conoscono da Ma tanti anni? secondo me, dalla mia esperienza, giocheranno al 100% perché comunque sono abituati a sfidarsi anche al bar piuttosto che a casa. E quindi non ci sarà, secondo me, della deconcentrazione, anzi, saranno più concentrati e vedremo una bella partita, secondo me. Anche perché vorranno dare anche spettacolo. Sì, infatti,
prima Petri ha praticamente reso sorda metà Palakaviki con il forte urlo che è stato il seguito della chiusura da 123 che gli ha permesso di battere Caterino. Proprio si è sentito un boom, diciamo, alla Michael Van Gerwen dei giorni migliori. Questo secondo me è sinonimo di quanto Daniele tenga Sì, questa no, manifestazione. ci tiene tanto, ma ci tiene soprattutto perché non stava passando un buon periodo a livello calcettistico e quindi diciamo, si sente un po' come un riscatto comunque di un periodo no, diciamo, e quindi si sente che sta ritornando, ecco. È come se avesse più responsabilità ogni Certo. volta che scende in pedana, ecco. Sì, secondo me sì, e comunque sono convinto che vedremo una bellissima partita e ci divertiremo, sicuri. Adesso vediamo il lancio della manatina per chi tirerà il bull per decretare la partenza. Vediamo chi tira per primo, tira molto ovviamente Rollo, infatti chiede ancora spiegazioni. Si concentra, vedete come subito sono tornati seri tutti e due i giocatori. Va un po' lontano. Vediamo Petri, che invece becca la parte verde del bull, del centro del bull, e quindi partirà per primo. Sei frecce di, chiamiamolo così, riscaldamento, che dopo praticamente ore e ore, sono le 7:04 qui a Bologna, così come da ogni angolo d'Italia da cui ci seguite, ma sono dalle 10:30 di stamattina che si gioca qui al Palakaviki. Questi due giocatori no, perché comunque. Forse Rollo, sì, dalle No, 10:30 che ha dovuto affrontare i preliminari, mentre Petri invece è partito da questa seconda fase dopo nel primo pomeriggio. Petri che occupa la sesta posizione della classifica nazionale, però adesso ci divertiamo, Petri contro Rollo. Guardate anche il bell'abbraccio che c'è stato. E adesso Petri ricomincia, concentrato. Come sempre. parte sul 20, trova però la tripla sul 19. Rollo subito in tripla e fa subito un 140. Abbiamo già visto che è veramente in grande spolvero anche nel match di prima. Subito risposta con un centone parte di Petri. Ancora in tripla, Rollo 2, anzi 3, 180. Super avvio di Gabriel Rollo, 180-140, subito per mettere in chiaro le cose. Avevamo detto che avremmo visto una super partita, ancora in tripla, quarta, Ancora. quinta, tripla perfetta, freccia perfetta per... 61 rimasti, occhio a non cadere nel Eh tranello. sì, la voglia di ripetersi, comunque cerca il boom, non lo trova, fa niente, rimane a 58, fuori dalla zona checkout Petri a 298, ma con una super partenza di Rollo era impossibile, secondo me, stare di dietro. Che fare meglio di così. Non va il doppio 20, va con la terza e si aggiudica subito il primo leg 1-0. Straordinario avvio di Gabriel Rollo, veramente fenomenale. 12 frecce per assicurarsi il primo leg. Parte subito con una tripla sul 18, fa 93 punti e adesso risponde un'altra tripla, ma ne fa solo 66 Petri. Vediamo se Rollo va avanti concentrato. No, questa volta ci sta. Primo giro a vuoto di Gabriel Rollo che si riposa così con un 22. Vediamo se risponde bene Daniele Petri, solo 100 punti per lui. Adesso Gabriel Rollo ancora sul 20, risponde
ritrova il settore, ma non la tripla, ma esce con la terza, poi ne fa 45. D'altronde, dopo un super leg come il primo, ci sta un calo di tensione. Adesso 140 per Petri, che vuole ridargli pan per focaccia, riprendendosi. Volevi pagare della stessa moneta con cui è stato pagato prima. Volevi restituirgliela, Petri, a Rollo. E comunque l'avevamo detto che avremmo visto una super partita. Sono solo i primi due leg. E ancora in tripla Petri sotto, ne fa 95, si porta a 100. Fuori dalla zona checkout, Rollo a 281. Vediamo se mette pressione. No, fa solo un 60 politico. Rimane fuori anche dalla zona checkout. Vediamo 6 Petri. frecce, quindi per Petri, Aia. 99 rimasti, triplo 19 che c'è, 42 e si accomoda al doppio 20. Gabriel adesso deve mettere per forza pressione per sperare di portare in errore Petri. Comunque dovrebbe essersi portato in zona checkout, sia sì, a 156. Vediamo Petri, la prima è fuori, doppio 10 e È va. dentro. Siamo 1-1. Due super leg da parte dei due atleti. 12 e 17 frecce. Veramente un avvio dirompente tra questi due giocatori. Ancora il triplo Petri, fa un centone. Siamo Gabriel Rollo. 20 singolo ancora. 60 di Gabriel, giocatore del Rambla Steel. Mentre Daniele del Ponte San Quirino, quindi Veneto contro Friuli. 85 punti fatti adesso da Petri, che tiene la testa avanti a 316. Vediamo Rollo. Ancora sul 20, non trova tripla con le prime due frecce, la trova forse con la terza, no, un 60. Adesso in tripla Petri con la prima, la seconda è fuori, e fa 140, si porta a 176, ancora non in zona checkout. Vediamo Rollo che va in tripla con la prima. Centone. Singola la seconda e singola la terza. Vediamo quanto si avvicina alla zona checkout Petri con queste tre frecce, fa 60 punti, 116. Vediamo Rollo se mette pressione. Niente triple. Peccato, deviata anche la terza sul 5. Rimane fuori dalla zona checkout. Cerca la soluzione sul 19. 76 fatti, doppio 20, che c'è! Eccola, Grandissima super chiusura a chiusura. tre frecce per Daniele Petri. L'avevamo detto, si sentiva caldo dalle lunghe distanze, prima da 123 contro Caterino e adesso da 116 contro Lollo. Comunque parte con la tripla Rollo, ne fa 85, 41 adesso per Petri, ha scaricato un po' di tensione con l'urlo finale dopo quel doppio 20 e con la chiusura 116, 59 Rollo, adesso in tripla giù sul 19. 76, no, 96 punti, scusate. Stiamo cominciando anche noi a dare i numeri. I numeri li diamo, Bisogna ogni vedere se tanto sono giusti, ogni giusti. tanto sbagliati, però perdonateci comunque il grande sforzo che stiamo facendo qui. Adesso Petri fuori dal settore con la prima, ma entra in tripla con la seconda. Ne fa infatti 85 punti. Vediamo Rollo adesso un po' scarico. E infatti riprende la concentrazione, trova subito la tripla. 85 punti fatti, vicini i due giocatori con lo score. Tripla Triplo adesso Petri. 19, triplo 19 ancora. E? 133? Ah No, no, 95. 95. Aveva dato Ci ho fregato. l'impressione di... Sì. A proposito di numeri sbagliati e corretti, Beh, ci sta, dai, ci era sta. molto lì. Calcolando che abbiamo un muro davanti noi.
Adesso Petri ancora sul 19, che ha cambiato il settore. Hanno speso tanto comunque nei primi tre leg, adesso in tripla. 120-140 per Rollo che si porta in zona checkout, double 20. 28 fatti, 98 rimasti, trova la tripla e rimane a 38, Pedro. Attenzione, vediamo chi avrà i nervi più saldi per prendersi questo È leg. dentro. Rollo la mette. 2-2, palla al centro. In questo caso, bulla al centro. 5, 20 singolo e triplo 20, 85. Ancora in tripla adesso Rollo, 2 triple, 140. 140. Petri la cerca sul 20, si abbassa e la trova giù, 97. Singola alta ancora, cerca di avvicinarsi alla tripla, ma ne fa solo 60. 60. 59 per Petri, niente triple anche per lui. Adesso i giocatori sentono che è un leg importante questo e quindi stanno giocando un po' più tesi. E in tripla adesso Petri, 100 punti, si porta in zona checkout a 160. Attenzione Rollo, 268, non deve sbagliare. La terza freccia per rimanere fuori dalla zona checkout, per rimanere a 168, deve stare concentrato. Importantissime queste tre frecce per Rollo. 20 singolo, 18, infatti va subito sul 18, in caso avrebbe trovato la tripla per trovarsi a 170, ma niente triple, niente zona checkout. Petri se la prende comoda con un 60 politico, va in zona checkout a 100 punti. Rollo fuori dalla tripla, la seconda è dentro, 100 punti, mette pressione, 110 a 100. Petri con la prima rimane a 90, niente da fare. Non ha cercato la doppia doppia. No, molto ovviamente. Avendo trovato le triple fino adesso lì, l'ha cercata ancora. 18 singolo, 20, 38 fatti. Attenzione. 16-54. Double top per Petri, che non va. Doppio Doppio 10. 10. Non va. Manca la seconda. Concentrazione. Si sarà fermato sicuramente. Conoscendolo, è andato fuori anche la terza. Gabriel Rollo prende sua bottiglietta d'acqua, cerca la concentrazione. Doppio 10 per Rollo, interna anche questa. Prima Attenzione Petri, col doppio 10 sotto a destra. errori e primo leg che si gioca Questo leg sopra è le importante, questo leg è importante, pesano le frecce e 20. È la mette dentro. Petri 3-2 e adesso Rollo deve trovare la massima concentrazione in questo leg e cercare di strapparlo anche perché alla partenza trova comunque non trova la tripla così Tanto segnaliamo comunque gli average che vedete, 24-52, 26-13, sono gli average della singola freccia e non delle tre messe insieme. Quindi quell'average lì va moltiplicato per 3, infatti i due giocatori stanno giocando tra i 75 e il 78 di average. si è rallentato molto questo quinto leg, ma ci sta. Era troppo importante. Adesso Petri sembra un po' scarico. Non si deve accontentare, non deve portare alla bella
Crollo perché dopo sì che vince chi ha più testa, più meno stanchezza, diciamo. Più forza mentale, ma questo 26 di Rollo sembra essere uno dei segni di cedimento. Eccolo Ed ecco qua. come risponde Daniele Petri. Si esalta, cerca di caricarsi, Petri. Rollo cerca di prendere la concentrazione, farti deconcentrare. Cerca un po' di farsi bene con i piedi, a brutte frecce. Attenzione, può approfittarne Petri per scappare. Secondo 26 consecutivo per Rollo. Niente tripla, non scappa più di tanto. Andiamo adesso Gabriel, che molto ovviamente ha accusato il colpo. Tre giri consecutivi senza tripla per Gabriel Rollo. Attenzione adesso Petri però, il tripla giù, deviata la 64 palla. seconda, peccato, abbiamo 83 punti, 158, zona checkout. Attenzione che ci ha fatto vedere delle gran chiusure oggi Petri, potrebbe anche chiuderla qua. Adesso Rollo cerca in tutti i modi di riprendere la testa, va in tripla con la prima, si ferma, una freccia alla volta, questa è la mentalità del giocatore. Eccola qua, infatti, una freccia alla volta. Vediamo la terza. Ha cambiato, ha tirato il bull, giustamente. 139 punti fatti. Non ci ha fatto vedere la super chiusura. Petri rimane a 118, 167 adesso Rollo, non trova la tripla con la prima, non può più chiudere. Deve per forza avvicinarsi di più, mettere pressione a 67, la messa. Ecco Sembrava all'angolo, Rollo. adesso però, 38. attenzione, che ci stava facendo vedere un'altra grande chiusura. Vediamo se Rollo ha la freddezza di prendersi questo pareggio. Ora o mai più, da 9, 67. 18, Dopo, no, attenzione, dopo 20 era. Che dopo 20, sì. manca per un soffio. Non si è fermato come fa di solito. La Vediamo. cambia o va al doppio 19? Ah, oh, va al Va. doppio 19. 3, Chi è il doppio pazzo che la 8. cambierebbe? Nessuno a questo punto. Non puoi cambiare. La mette e scarica tutta la tensione, tutta la rabbia. Adesso Rollo, non so, gli ha detto qualcosa. Molto ovviamente si stanno Lo scambio uno scambio di di vedute. giudizi, di pareri, comunque dopo la tensione, mi scarico di tensione tra i due giocatori. Prima Comunque, un lì, abbraccio abbraccio. Bello. fraterno da parte dei due giocatori. Quindi Daniele Petri vola in Forse, semifinale. secondo me, io posso dedurre che gli avrò detto potevi non insultarmi in faccia, magari. Però lo sappiamo, Daniele è così. Daniele è Come si così, è lo lasciato sappiamo, certo. andare nel tour precedente, si è lasciato andare Certo, alle emozioni lo anche fa qua. con tutti, lo fa Sì. con tutti, è vero. Adesso lo scambio con il presidente della Federazione Friuli Venezia Giulia, Simone Certo, Micolini. E l'SD di Giulio Venza Giulia. L'arbitro l'abbraccio un po' anche del pubblico. che vuole fare la foto di rito, guardate, con tutti e due. Giustamente un giocatore nuovo da poco tempo tra la Fianco comunque di due grandissimi campioni Certo. che, come l'abbiamo detto all'inizio telecronaca, hanno difeso tantissime volte la bandiera dell'Italia, il tricolore, vestendo la casacca della nazionale. Comunque, Dai, che lo facciamo? noi non possiamo sapere già i risultati di No. tutte le altre, ma come abbiamo fatto per questa partita, ci ricolleghiamo pochi minuti prima dell'inizio della prossima semifinale maschile Certo. Nel e frattempo il nostro bozzico dovrebbe aver filmato una semifinale femminile. femminile, che poi la manderemo sulle nostre pagine Facebook. Quindi a tra pochissimo per aggiornamenti e semifinale maschile. Quindi a tra poco, rimanete lì. Ciao.